approfittando della giornata mondiale dell'ambiente il 5 giugno, per esigenze di organizzazione, soprattutto per il coinvolgimento delle scuole, abbiamo inteso anticipare al 1 giugno questa che abbiamo chiamato Festa dell'Ambiente, che vuole essere una giornata per la quale, con la quale insomma, rappresentare tutti gli eventi che l'Asia ha messo in campo nel corso dell'anno, in particolare un po' con la fine, se possiamo dire, un po' dell'emergenza pandemica, con cui finalmente siamo riusciti a coinvolgere un po' le scuole. Quindi scuole primarie, medie, secondarie sono state coinvolte in una serie di progetti e facciamo, insomma, il 1 giugno illustriamo alla cittadinanza quelle che sono tutte le iniziative, quindi dall'Asia Education al Digital Game Schooling per la scuola, e quindi tutte iniziative che hanno visto partecipare una serie di istituti che e porteremo, come l'anno scorso, anche con Asia Education, anche alla premiazione delle scuole primarie. Quanto invece ai concorsi, sì, siamo arrivati al il 21-22 giugno, si terranno le prime prove scritte per i concorsi sia per quanto riguarda gli addetti allo spazzamento, quindi per la categoria 2, sia per quanto riguarda invece gli addetti alla raccolta, quindi per la categoria degli operatori del livello 3 con patente C e CQC, per insomma complessivamente 48 unità, quindi sono 20 dalla patente B e 28 dalla patente C. In questo modo l'auspicio è di chiudere tutta la procedura entro la fine del mese di luglio, così da settembre avremo finalmente una pianta organica fissa, a tempo indeterminato, con il completamento di un percorso che ha visto la cessazione appunto dei lavoratori interinali che erano in Asia fino al 2018, e alla quale abbiamo sopperito con l'utilizzo di lavoratori a tempo determinato, no? Però siccome sono venute a esaurimento le graduatorie, il concorso avevamo bandito nel 2018, l'auspicio è che finalmente si farà una pianta organica definitiva, tra l'altro con una graduatoria che ha validità 36 mesi, quindi ci sarà la possibilità anche di scorrere in graduatoria, e quindi avremo un organico finalmente a tempo indeterminato e fisso.